Una grande e antica città, tutta di tufo, che per il suo colore fu chiamato tufo giallo napoletano. Così si presenta Napoli, metropoli edificata su e con questa particolare roccia porosa e prezioso materiale da costruzione, prodotto 15.000 anni fa da un'eruzione vulcanica avvenuta nella caldera dei Campi Flegrei. Quell'epoca l'ultima grande glaciazione stava terminando e il livello del mare era molto più basso dell'attuale. L'eruzione del tufo giallo napoletano fu violentissima e in poco tempo emise, pensate, circa 50 km cubi di magma, un volume simile a quello di tutto l'attuale Monte Somma Vesuvio. L'eruzione iniziò con grandi esplosioni, dette freatomagmatiche, le quali generarono nubi di cenere, gas e vapore acqueo ad altissima temperatura, i Bay Surges, che scorrendo al suolo ad altissima velocità lasciarono un deposito di cenere. Altre violente esplosioni furono prodotte dall'espansione dei gas contenuti nel magma, che alimentarono colonne eruttive alte fino a 30 km. Dalla parte alta di queste colonne, spinta dai venti verso est-nord-est, caddero e si accumularono al suolo pomici, cenere e frammenti di rocce, chiamati piroclasti. Con il progressivo svuotamento della camera magmatica, in mancanza del sostegno del magma, le rocce sovrastanti iniziarono a fratturarsi e a collassare, avviando la formazione di una caldera. Il magma ancora presente nella camera risalì in tanti punti diversi, che divennero i centri di emissione di nubi, composte di frammenti piroclastici e gas, dette flussi piroclastici, i quali, più densi e meno mobili dei precedenti surges, scorsero al suolo fino a circa 14 km dal bordo della caldera. L'eruzione terminò poi per l'esaurirsi del magma disponibile e la vasta depressione calderica comprendente gli attuali Campi Flegrei e la baia di Pozzuoli fu invasa dal mare. Al momento della loro messa in posto, i depositi di frammenti piroclastici sciolti contenevano una grande quantità di gas a temperatura di alcune centinaia di gradi centigradi. Durante il raffreddamento, per l'interazione di questi gas con le particelle di cenere, si formarono dei minerali chiamati zeoliti, che determinarono l'indurimento del deposito, formando così il tufo compatto. Già, proprio quello che ancora oggi ammirate nel paesaggio napoletano, trasformato dall'eruzione da oltre 70 che poi si susseguirono, sia per la deposizione del tufo che per il collasso calderico.